Metodo è una società specializzata nell'engineering e nello sviluppo di pareti ventilate, che hanno lo scopo di risolvere il problema delle pareti fredde e umide degli edifici. Attiva fin dai primi anni Ottanta, Metodo ha realizzato a partire dall'anno 2000 oltre 500 opere di coibentazione di immobili soltanto nel territorio della provincia di Torino, collaborando all'estero su progetti in Australia, Israele e Spagna. Il sistema Metodo per le pareti ventilate ha avuto un ulteriore sviluppo anche grazie alle recenti norme in materia di risparmio energetico. Le pareti ventilate Metodo rappresentano lo stato dell'arte dell'edilizia moderna e si compongono di tre elementi differenti. Il rivestimento esterno, che esplica una funzione architettonica di pregio e un'azione protettiva da parte degli agenti atmosferici. Una camera d'aria, che grazie al cosiddetto effetto camino evita la formazione di vapore e quindi di umidità. Una cappottatura esterna, che rimuove i ponti termici e aumenta la resistenza termica dell'edificio e ne migliora l'isolamento acustico. I rivestimenti di facciate di tipo ventilato nascono con lo scopo di rispondere, sia con qualità estetica che con indiscussi vantaggi di isolamento termoacustico, alla necessità di proteggere gli edifici contro l'azione combinata di pioggia e vento. Le pareti ventilate Metodo apportano notevoli vantaggi anche in termini di durata della parete e in efficienza energetica, riducendo il carico di calore dell'edificio durante la stagione estiva e trattenendo il calore all'interno nella stagione invernale. Ma come viene installata una parete ventilata Metodo? Anzitutto, l'operatore fissa alla parete il profilo in alluminio, che avrà il compito di chiudere il pannello lateralmente. Il profilo viene poi fissato al muro con dei tasselli e costituisce parte della custodia che conterrà la parete ventilata Metodo. Subito dopo viene fissato anche il rigolino di partenza in lamiera zincata o acciaio inox, che ha lo scopo di fissare i pannelli in basso. Anche questo viene fissato con dei tasselli, perché possa contenere la parete ventilata e ovviamente viene messo in bolla. A questo punto viene applicato il materiale coibentante, che ha lo scopo di trattenere il calore fuori o dentro e che può essere polistirolo, lana di roccia o di vetro, poliuretano o altro materiale. Una volta appoggiato il materiale coibentante, questo viene fissato attraverso degli speciali tasselli plastici che ne assicurano l'aderenza alla parete. Le pareti ventilate Metodo si appoggiano alle strutture esistenti senza intaccarle. Per questo è necessario tagliare e rifilare il materiale coibentante e successivamente i pannelli stessi, allo scopo di seguire l'andamento delle pareti senza coprire infissi e finestre. Una volta preparata la parte di parete su cui si deve intervenire, è il momento di preparare il pannello Metodo per l'applicazione. Per i pannelli in basso, l'applicazione delle staffe di montaggio è prevista sul terzo foro. Questo perché i pannelli devono essere agganciati al rigolino di partenza. Per tutti gli altri pannelli è prevista invece sul secondo foro. Questo perché, una volta completata la prima fila in basso di pannelli, quelli superiori si agganciano a quelli inferiori in maniera precisa. Vengono inoltre fissate altre tre staffe di montaggio, posizionate e fissate in maniera simmetrica e sporgenti rispetto alla superficie del pannello. Due di queste serviranno a fissare il pannello alla parete. La terza, invece, serve a mantenere fisso e incastrato il pannello appena inserito, garantendo alla parete ventilata un aspetto gradevole e continuo. Ovviamente non è necessario applicare la terza staffa di montaggio sporgente sui pannelli più laterali a contatto con il profilo in alluminio esterno, perché non ci sono pannelli cui incastrarla. Una volta applicate le staffe di montaggio, viene applicato il pannello, fissato con staffe a ricciolino. Prima di questa operazione è necessario effettuare una messa in bolla per verificare l'applicazione regolare del pannello. Ora è il momento del fissaggio definitivo del pannello. La facciata viene forata con un trapano attraverso l'applicazione della Dima Metodo, così da poter inserire il tirante. Viene avvitato il dado inferiore per fare in modo che ogni pannello si autosostenga. Per bloccare il pannello viene avvitato il dado superiore. Dopo il montaggio del primo pannello, gli altri vengono applicati avendo cura non soltanto di agganciarli correttamente al rigolino di partenza, ma anche di incastrarli alla profilatura dei pannelli precedenti. Con questo procedimento, rapido ed efficace, viene realizzato il montaggio della parete ventilata Metodo, un sistema poco invasivo ed economico, molto differente dal sistema di montaggio tradizionale di altre pareti ventilate, che implicano il fissaggio di una sottostruttura di sostegno in alluminio o legno e che implica più tempo di lavorazione e più costi generali.
Naturalmente, così come per il materiale coibentante, è possibile tagliare ed adattare anche il pannello metodo allo scopo di coprire con precisione la parete senza oscurare le finestre, seguendo le linee di progettazione dell'edificio. Come potete vedere, anche un operaio da solo è in grado di montare una parete ventilata metodo. Ma quanto è resistente un pannello metodo? Abbiamo fatto alcuni test per verificare la resistenza di un pannello metodo. Abbiamo preso una sfera d'acciaio pesante 759 grammi e l'abbiamo lasciata cadere sul pannello metodo. Niente. Prima da vicino, poi sempre più in alto, siamo addirittura saliti su una scala, lasciando cadere la sfera da quasi 3 metri. Niente da fare, il pannello metodo ha superato la prova sfera d'acciaio, e se è resistente contro l'acciaio, figuriamoci contro gli agenti atmosferici. Abbiamo fatto la stessa prova con un pannello tradizionale, più pesante e dotato grosso modo della medesima rigidità. Niente da fare, alla prima prova della sfera d'acciaio, quella più semplice, il pannello tradizionale mostra la corda e si rompe al primo impatto. I pannelli metodo sono più resistenti perché più elastici, costruiti con materiali compositi e per questo sono più adatti a fronteggiare le variazioni termiche e le intemperie, che sovente danneggiano altri tipi di copertura. Una parete ventilata metodo è all'avanguardia nelle normative antisismiche ed è il modo più sicuro per investire nella riqualificazione estetica ed energetica di ogni edificio. Pareti ventilate metodo, il sistema per proteggere la tua casa dal caldo, dal freddo, dalle intemperie.